Hi everyone, my name is Annalisa Pompeo and look what is behind us. It's the Oscuri Temple. We are in the middle of the Valley of the Temples and today I want to talk to you with some producer that makes almonds. And we are talking about almond trees that are in the Valley of the Temples. So, since the ancient time, almond tree is a symbol of life, right? The nut that inside of each shell of almond is a considered life, is a considered hopeness and love that is lost and very soon found. So, we have a lot of stories around and behind the almond trees. Do you know that right here in the Valley of the Temples, each March since 1937, we celebrate a festival, the Almond Blossom Festival, la Festa del Mandorle in Fiore. In this occasion, we celebrate the end of the winter and the spring season. It's a wonderful festival, a wonderful moment of friendship and love because a lot of countries come in Agrigento with the traditional clothes, dancing and singing traditional singing and song. To celebrate all together the friendship and lighting in front of the Concordia Temple, our tripod, in the name of love and friendship. Okay, now I'm bringing you to meet Calogero Frenda in the name of his company that manage all the almonds of the Valley of the Temples. Follow me. So Calogero, not only the archaeology and so temples, but really a great landscape in the Valley of the Temples. And we are very lucky because inside the Valley of the Temple Park, we can find a lot of species of almonds, almost 250. Why? Sì, sì, sì. E hai proprio ragione, è così. Andando oltre diciamo, i cultivar che sono divaricati all'interno del parco, il parco ha preservato con un progetto molto antico, quando io ancora non ero concessionario delle mandorle, e insieme all'Università di Palermo e di Catania hanno realizzato il cosiddetto Museo Vivente della Mandorla, dove ci sono oltre 250 cultivar di mandorle, che naturalmente tutti i produttori siciliani potranno usufruire delle mazze quando ne avranno voglia di un cultivar particolare. Qui diciamo che ci sono quasi tutti i cultivar che esistono sul territorio siciliano e non. Già virgolette, è una cosa veramente affascinante. This is amazing. Can you imagine, guys, you are very comfy on your couch? And you are eating a package of mandorle almonds from Valley of the Temples, Diodorus almonds. Each one is different from the other. So, Calogero, we can find an almond that is more sweet than another or more oily than another, right? Queste sono alcune delle caratteristiche che naturalmente hanno le mandorle di Diodorus, proprio un discorso, avendo tutti questi cultivar, ogni cultivar ha il suo gusto, la sua resa in olio in particolare, la puoi trovare più morbido, meno morbido, e sono naturalmente le mandorle che si adattano benissimo a tutto, diciamo. Wow, so, just the last question, the harvest time is on July until September. The blossom instead is starting January, right? Allora, per quanto riguarda la raccolta, iniziamo subito dopo Ferragosto, diciamo, i primi di agosto, in base naturalmente alle attività climatiche che ci sono, la temperatura, se c'è più caldo o meno caldo, naturalmente si anticipa un pochettino o meno. Per quanto riguarda le fioriture addirittura ci sono cultivar che fioriscono prima di Natale all'interno del parco, che tra l'altro è un'armonia particolare quando tu vedi tutto
tutto un vuoto e poi vai a vedere i fioricini, i fiori che fanno. Bellissimo. Naturalmente, sì, le mandorle che sono un po' da decoro in quel momento dove la pianta, le altre piante naturalmente sono nude. We can use almonds in many, many different ways, like eating like just a nut or making a flower from the almonds. So I selected some recipe that you can find visiting our website. So see you next time with the other stuff. Ciao!